Partiamo dall'allarme lanciato da Assocarta. La produzione nelle cartiere potrebbe fermarsi a causa di un rialzo dei prezzi del gas. Partiamo da qui. Nei prossimi giorni ci saranno inevitabili fermate produttive delle cartiere italiane. L'allarme viene dal presidente di Assocarta Lorenzo Polli, che commenta così il rialzo dei prezzi del gas. La situazione è ancora più grave del mese di marzo, spiega. Da qualche settimana i costi crescono costantemente, senza sosta, e 9 volte di più rispetto al giugno 2021. La recente vicenda dell'introduzione di un tetto massimo al regime di aiuti, il de minimis sui crediti d'imposta per gli acquisti di gas ed energia, secondo Assocarta aumenta l'incertezza. In questo scenario si inserisce anche la difficoltà delle aziende industriali nel definire i contratti di fornitura gas per il prossimo anno, dato che i principali fornitori, non sapendo quanto gas arriverà dalla Russia, non si impegnano a garantire contrattualmente la consegna. Purtroppo noi industriali, si spiega, stiamo invece già prendendo impegni commerciali con i nostri clienti anche nel prossimo trimestre, assumendoci di conseguenza un rischio elevato. In questi giorni il maggior fornitore elettrico sta inviando lettere di preavviso per la rescissione dei contratti in essere, in quanto non sarebbe in grado di garantire le condizioni precedentemente negoziate e sottoscritte. È una situazione di emergenza continua quella riguardante i costi energetici, fa presente Assocarta. I primi 4 mesi 2022 sono segnati da un'estrema incertezza per effetto dell'inflazione, della crescita dei tassi di interesse, dell'inversione nei consumi e del conflitto russo-ucraino. E a fronte di questa situazione sentiamo il commento del vicepresidente di Confindustria Toscana Nord con delega all'energia, Tiziano Pieretti. Su questo vorremmo che sia per quanto riguarda il tema dei crediti d'imposta si esprimesse l'ARERA, come è normale che sia, o comunque il Ministero dello Sviluppo Economico o il Ministero della Transizione Ecologica, per dare le garanzie che appunto ci sia un obbligo nei confronti della fornitura alle aziende industriali per evitare il rischio di fermare tutta la catena produttiva del paese. Questo è quello che ci auguriamo. La situazione capiamo che è estremamente difficile, ma fermare un'attività estremamente importante e strategica come quella della carta, che peraltro permette la continuazione del servizio, ad esempio della raccolta della carta da macero, che poi viene successivamente rilavorata e quindi riproduce altra carta, quindi mette praticamente in forte difficoltà proprio tutto l'assetto del paese. Quindi noi stiamo ad alzare, diciamo, l'attenzione su questi punti, che forse probabilmente possiamo lavorarci e possiamo intervenire.